sia lodato Gesù Cristo. Durante il periodo, l'ultimo periodo dell'università e il primo periodo anche della sua professione di medico, Takashi Nagai si ammala. Si ammala ed era una forma terribile che gli procurò una grave sordità. Per un medico la sordità è una menomazione che quasi impedisce l'esercizio della professione. Ma nel frattempo in Giappone venne un medico che era stato in Germania e portò in Giappone i primi strumenti di radiologia. E lui disse: sento poco, ma vedo bene. Allora mi indirizzo in questa direzione, senza pensare ai rischi, perché non c'erano allora tutti gli strumenti di protezione che ci sono oggi. Comunque lui andò avanti esercitando questa professione. Nel frattempo si era sposato con Midori e nacquero due bambini, un maschio e una femmina. Passa ancora del tempo, un giorno andando in ospedale, dice all'infermiera: prepari tutto per fare una lastra. Ma dov'è l'ammalato? Sono io. L'ammalato sono io. Fece la lastra e venne fuori che aveva una milza estremamente gonfia. Lui stesso fece la diagnosi. È leucemia. Ho capito. E andò avanti. La sera confidò a Midori la sua situazione. Ebbene, Midori restò serena. E insieme andarono a pregare davanti all'angolo della casa dove era custodita questa statua della Madonna ed era l'angolo della preghiera della famiglia. E lei restò serena. Ma il giorno dopo va al suo lavoro in ospedale, però aveva dimenticato la sua colazione. Tornato indietro, trova una scena impressionante. Midori era stesa per terra davanti all'immagine della Madonna e piangeva dirottamente. Lui ha raccontato: lì capii l'eroismo della mia moglie, lì capii la delicatezza del suo amore. A me aveva nascosto il suo dolore e invece lo confidava alla Madonna e chiedeva la forza per starmi accanto. Passa ancora del tempo, arriva il 1945. È il giorno dell'esplosione della bomba atomica, 9 agosto. Un B-29 sorvola Nagasaki e sgancia una bomba. Era una bomba atomica. Nessuno sapeva cosa fosse la bomba atomica e nessuno sapeva quali effetti poteva produrre questa bomba atomica. Già tre giorni prima, era stata sganciata una su Hiroshima, ma nessuno sapeva che era una bomba atomica e che cosa facesse una bomba atomica. Lui stesso ha raccontato: erano appena suonate le 11, quando ci fu un lampo accecante. Pensai, è caduta una bomba davanti all'università. Volevo gettarmi a terra, ma non feci neanche in tempo. Mi cascò addosso tutto, le finestre in frantumi, i vetri in frantumi. Credevo che fosse proprio la fine del mondo. Morirono tantissime persone, migliaia e migliaia. Tentarono, insieme agli altri infermieri, medici, di dare i primi soccorsi. Mi stesso ha raccontato che tanta gente veniva in condizioni impressionanti, con il corpo bruciacchiato. Addirittura alcuni avevano la pelle che era staccata e ciondolava dalle mani. Addirittura si presentò una mamma con il bambino in braccio senza testa, una cosa raccapricciante. Continuò ad assistere gli ammalati fino a quando, dopo 2 giorni, volle andare verso casa per vedere dov'era Midori. I bambini li avevano mandati in campagna per poter salvarli da eventuali bombe lanciate, ma nessuno pensava alla bomba atomica. Ebbene, quando si decise ad andare nella direzione della sua casa, camminò tra le macerie e vide che la sua casa era soltanto un cumulo di macerie. Cercò di fare un po' di chiarezza e ritrovò l'angolo della sua casa, l'angolo della preghiera, l'angolo del soggiorno.
Ebbene, in quell'angolo trovò soltanto pochi resti umani. Midori era stata uccisa dalla bomba atomica. Ma attenti bene, trovò in quell'angolo la crociera del rosario, intatta. Midori è morta con la corona del rosario in mano e quella crociera era come il suo testamento, era come dire al suo sposo: Paolo, io stavo pregando e pregando, la bomba sì, ha ucciso il mio corpo, io sono andata in paradiso. Paolo Takashi Nagai ha continuato ancora per un po' di tempo, addirittura ha scritto un libro meraviglioso, Le campane di Nagasaki, dal quale venne tratto anche un film. Io ricordo, ero ragazzo, un film molto bello, emozionante, e lui tutti i ricavati dei suoi libri li devolve per aiutare gente bisognosa. Passò del tempo, arriva il 1951, ormai Paolo Takashi Nagai era in fin di vita. Chiamò i suoi figli, soprattutto il figlio più grande, e gli disse: ecco, io ti lascio il mio testamento. Il mio testamento è la mia fede e continua a fare del bene. La tua mamma, Midori, mi ha portato a Gesù. E Midori, la tua mamma, la mia sposa, mi diceva sempre: Paolo, io ti voglio bene perché tu fai del bene. Io ti voglio bene perché tu hai capito il cuore del cristianesimo. Tu hai capito che il primo comandamento è: ama il prossimo tuo come te stesso. Per questo io ti voglio veramente bene. E pensate, morendo al figlio ha lasciato questo testamento. Pensate che bella famiglia, nonostante la tragedia, che bel insegnamento. E l'ultima cosa che ha detto al figlio è questo: figlio mio, combatti sempre la violenza, combatti sempre ogni violenza. La guerra è assurda, soltanto pensare alla possibilità di una bomba atomica o di una guerra atomica è una follia. E pensate, questo lo dico io, oggi le bombe atomiche sono altro che quella che esplosa Hiroshima e Nagasaki. Quelle bombe erano petardi in confronto alle bombe di oggi. Pensate che follia, soltanto pensare ad una guerra atomica. Che Dio illumini gli uomini, illumini i governanti, in modo che abbandonino ogni idea di una futura guerra atomica. Che Dio abbia pietà di noi e che la Madonna ci metta le sue sante mani. Preghiamo insieme così. O Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Maria, parlaci di lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede. Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. O Maria, oggi gli uomini non sanno più cos'è la libertà. Illuminali, aiutali, perché ritrovino anzi la strada che ci ha insegnato Gesù. Ave Maria, salutate Gesù Cristo.